Amici di Hitball, qui alla Gamescom 2016 di Cologna abbiamo provato uno dei titoli che finalmente giunge anche su PlayStation 4 e parliamo ovviamente di Titanfall 2, proposto allo stand di EA, esatto, e realizzato da Respawn, che faceva ai tempi Call of Duty. Esatto, e che sta preparando qualcosa di bello su Star Wars. Quindi vediamo un po' che cosa potrebbe arrivare in futuro. Titanfall 2, devo dire che è un gioco particolare, secondo me. Particolare, sì, perché riprende ovviamente quelle che sono le meccaniche di Titanfall, il titolo, esatto, precedente. Esatto. In realtà è molto molto simile nell'estetica, anche tra virgolette nel motore grafico, perché comunque sì, si appoggia sempre al Source Engine senza passare al Frostbite proprietario di EA. Esatto. Ed è un gioco estremamente veloce, dove il movimento del giocatore è l'elemento più importante di tutto il gameplay, più dello sparare all'avversario. Esatto, molto frenetico, si saltella, si passa da un palazzo all'altro in un attimo, per cui anche tra giocatori ovviamente è una corsa frenetica da una parte all'altra della mappa. E soprattutto c'è questo elemento che è stato poi portato su altri giochi anche concorrenti, quello dei titani, cioè l'opportunità, esatto, in certi momenti del gioco, nel momento in cui il giocatore è particolarmente bravo, di entrare a bordo di questo titano potentissimo e a quel punto eliminare letteralmente il nemico. Esattamente, questo alla fine va a creare una sorta di ibrido tra i classici shooter in prima persona a cui siamo abituati normalmente e gli shooter invece dedicati ai mech. Naturalmente li abbiamo visti spesso con i mech giapponesi piuttosto che con mech più occidentali come nel caso dei Transformers, e Titan Fall, la serie, in particolare questo secondo capitolo, riprende proprio questa struttura di mischiare le classiche meccaniche da FPS a quello degli shooter tra mech, che precedentemente rappresentava proprio un vero e proprio genere a parte. In questa demo abbiamo potuto provare una modalità che si chiama Bounty Hunt. Esatto. È una evoluzione della modalità logoramento del, sì, precedente titolo. Però ci sono delle cose sicuramente curiose, peraltro per chi magari è un neofita potrebbe essere anche confusionare all'inizio. Assolutamente, soprattutto considerando la velocità di gioco, riuscire a capire tutto a quella velocità risulta davvero complicato. In questa demo era possibile ovviamente annientare il nemico, ma anche in certi momenti del gioco avveniva l'intervento dell'intelligenza artificiale, sì, che riempiva la mappa di praticamente soldati pronti per essere uccisi con poca difficoltà. Esattamente. Queste eliminazioni permettono di guadagnare dei soldi, soldi che vanno ogni tot depositati proprio all'interno di una banca. Sembra il gioco della vita, di fare il mutuo, esatto, ma in realtà prendi e metti in saccoccia. Questo sostanzialmente è lo scopo di questa modalità, dove naturalmente uccidendo i nemici dell'intelligenza artificiale, per cui con delle meccaniche più semplificate ovviamente, guadagneremo delle piccole somme da depositare che invece aumenteranno esponenzialmente nel caso uccidiate invece dei veri e propri giocatori avversari, per cui dei giocatori reali facenti parte della squadra nemica, comunque dei giocatori nemici. Chi ha più soldi alla fine praticamente vince, e quindi questo è un elemento particolare, perché bisogna stare attenti che quando ovviamente veniamo eliminati perdiamo soldi, e quindi è importante, esatto, cercare di, esatto, mantenersi in vita il più a lungo possibile. Se poi volete tentare il tutto per tutto, ovviamente ci sarà anche la presenza dei veri e propri titani, per cui il simbolo proprio della serie Titanfall. Nel caso riusciate nella disperata impresa di distruggere uno dei titani, ovviamente guadagnerete una cifra spropositata che farà sicuramente la differenza tra vittoria e sconfitta, come catturare il boccino d'oro più o meno. In Titanfall 2 ovviamente il supporto dei titani si può attivare nel momento in cui il gioco ti propone di farne cadere uno dal cielo, esatto, quando si sta giocando in maniera piuttosto possente, quindi, esatto, si sta dominando la positiva partita, oppure ogni tanto anche in maniera diciamo randomica, quando magari un giocatore non è tanto bravo, allora gli viene comunque concesso, esatto, l'opportunità di giocare col titano. Il gesto della disperazione. Allo stesso tempo nell'equipaggiamento del giocatore è presente un rampino che permette di scalare letteralmente il titano e distruggerlo, o comunque almeno danneggiarlo molto gravemente. Esatto. Qui devo fare una piccola critica al gioco, soprattutto perché ho trovato troppo facile utilizzare questo rampino e salire su un titano e danneggiarlo. Non so se è una cosa intenzionale o semplicemente di bilanciamento della beta che ho giocato. Effettivamente è un po' un dubbio che ci siamo creati giocando, perché effettivamente è una semplificazione un po' troppo netta di queste meccaniche. Cioè, un conto sarebbe mirare in determinati punti, invece lì sembra praticamente tutto a nostra disposizione tramite questi oggetti, che in questo momento sono un tantino sbilanciati verso la semplicità. C'è da dire che però Titanfall 2 rimane un gioco estremamente divertente, estremamente frenetico, perché
vedrete giocatori saltare da un punto all'altro della mappa, esatto, con una facilità disarmante. E che soprattutto non vediamo l'ora anche di provare nella sua inedita modalità storia, perché per la prima volta Titanfall presenterà anche una campagna in giocatore singolo con una storia del tutto inedita. Insomma, Titanfall sembrerebbe essere uno degli FPS probabilmente più interessanti, un po' più originali, che vedremo, esatto, verso, esatto, la fine dell'anno, anche se la competizione di Call of Duty, simile quest'anno in alcune meccaniche, sembrerà essere davvero tosta. E addirittura in pochi giorni c'è anche la concorrenza, se di FPS parliamo, anche dello stesso Battlefield 1, che di Electronic Arts, fa parte sempre di EA. Gli piace fare concorrenza anche in casa propria. Vi invito a scoprire più su Titanfall 2 nella nostra anteprima testuale, che trovate linkata in descrizione qua sotto, insieme alla pagina ufficiale della Gamescom, dove potrete seguire in diretta tutte le novità che escono giorno dopo giorno qui da Colonia. Ne approfitto anche per ringraziare Vodafone, che ci ha fornito la copertura internet tramite il servizio Vodafone Red qui proprio a Colonia, perché senza 4G, esatto, eravamo persi. E non rimane altro che salutarci. Ci vediamo al prossimo video per idol.com. Il buon Parra e Andrea. Ciao.